Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Cari amici di Lecce News 24, bentrovati. Apriamo purtroppo oggi con la cronaca. A causa di un grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada che collega Brindisi a Lecce, in prossimità di Squinzano, è morto sul colpo Marco Semerano, un 29enne brindisino. Il giovane era a bordo della sua autovettura, una Peugeot 206, e le cause sono tuttora in corso di accertamento. Lecce News 24. Ancora cronaca, un 25enne di Montesano Salentino, arrestato per droga, va dai domiciliari a Borgo San Nicola. I particolari nel servizio di Alina Spirito. I carabinieri della stazione di Specchia hanno arrestato questa mattina Donato Lorenzo Lecci, 25enne di Montesano Salentino. L'uomo era già stato arrestato lo scorso 9 luglio perché è trovato in possesso di 8 dosi di eroina, nonché 2 piante di marijuana. Dopo una breve permanenza presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, Lecci era stato sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri però hanno in più occasioni accertato che l'uomo continuava regolarmente a ricevere telefonate dai propri acquirenti, dai quali si faceva raggiungere nei pressi della casa, dalla quale con assoluta noncuranza si allontanava per vendere le dosi di eroina. L'ordinanza e la misura coercitiva agli arresti domiciliari è stata così sostituita con quella della custodia cautelare in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Lecce News 24. Guardia di Finanza scoperta, una truffa per oltre 2 milioni di euro ai danni dell'INPS, denunciati 348 falsi braccianti agricoli e 3 imprenditori. Vediamo il servizio. Truffa ai danni dell'INPS. Dichiaravano di essere braccianti, ma donne e uomini avevano mani perfette o quasi, certo non da contadini. Una zavorra che il Sud si porta dietro da anni. Un primo colpo della Guardia di Finanza di Gallipoli ha portato ieri i suoi frutti. 348 soggetti denunciati che si spacciavano per braccianti agricoli. 3 imprenditori agricoli accusati di truffa aggravata e continuata in concorso e di falsità ideologica. E infine il commercialista che fra l'altro risultava lui stesso falso bracciante e che può essere considerato forse la mente di tutto. 21 le pensioni revocate e un danno all'INPS per oltre 2 milioni di euro. Lecce News 24. Verità e giustizia per Peppino Basile. L'Italia dei Valori questa mattina dinanzi alla Procura di Lecce. Miriam Gabellone. Siamo dinanzi alla Procura di Lecce, dove è in corso un sit-in organizzato dall'Italia dei Valori in memoria di Peppino Basile, il consigliere d'Italia dei Valori ucciso nel giugno 2008. Onorevole, ancora una volta verità e giustizia per Peppino Basile. Ancora una volta sì, per ricordare e perché chiediamo che l'omicidio Basile non diventi un altro omicidio di cui non si conoscono i responsabili, come spesso purtroppo è accaduto nel nostro paese. Voglio ricordare che per l'omicidio di Peppino Impastato ci sono voluti 20 anni per dimostrare che è stato un omicidio di mafia. Voglio ricordare che in questa terra c'è stato l'omicidio di Renata Fonte e sono passati anni prima di capire che era stato un omicidio legato al contrasto ai poteri forti della speculazione edilizia. Noi siamo qui per dire che ancora oggi non c'è verità e giustizia sull'omicidio Basile, ancora oggi ci sono molti punti oscuri, pur sapendo e pur confermando che la nostra presenza qui non è per un intendimento polemico nei confronti dell'operato dei magistrati. Per noi l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono caposaldi che non possono essere messi in discussione in alcun modo. Certamente chiediamo chiarezza su alcuni punti oscuri che quella vicenda e quella notte ancora presentano. Per esempio, si parla di un'auto in quel momento dell'omicidio, quella notte, vogliamo sapere se effettivamente quell'auto c'è stata, chi fosse presente. C'è un altro buco nero, sappiamo chi sono gli autori, i responsabili delle scritte di minacce di morte sui muri di Ugento, che sono stati tenuti lì per 2 anni, tra questi il figlio del sindaco. Noi vogliamo sapere che il nipote, vogliamo sapere perché mai, pur ascoltati dalle forze di polizia, non siano stati né trattenuti, né è stata aperta un'indagine sul loro conto, né niente, ma sono stati semplicemente rilasciati. Terzo punto nero è che noi nel processo in corso sappiamo che un pentito della Sacra Corona Unita, attendibile per il Ministero degli Interni, non lo risulta invece qui a Lecce, cioè Gianni Vaccaro ha detto in modo molto chiaro che l'omicidio Basile è un omicidio su commissione di un imprenditore che avrebbe pagato 2 sicari albanesi per compiere quest'atto e che la Sacra Corona Unita del territorio fosse a conoscenza. Lecce News 24.
E ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Hai controllato la tua caldaia? Il caldo del tuo impianto è sicuro? Se la tua caldaia è ubicata nel territorio provinciale di Lecce, per il biennio 2010-2011, i responsabili degli impianti termici sono tenuti ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione. La provincia di Lecce ricorda che la corretta manutenzione dell'impianto migliora l'efficienza energetica e contribuisce alla protezione dell'ambiente. Campagna di sensibilizzazione a cura della provincia di Lecce, assessorato alle politiche energetiche. Per maggiori informazioni www.provincia.le.it. Archivia, elabora, digitalizza www.memar.it. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Lecce News 24. Come sempre concludiamo con lo sport. Lecce riprendono gli allenamenti in vista della sfida esterna contro il Palermo. Il servizio di Paolo Panico. Messa in cantiere la sfida interna contro i Ducati del Parma, i giallorossi hanno disputato ieri una seduta mattutina al Via del Mare per iniziare a preparare il quinto match del massimo campionato, destinazione Palermo. I siciliani, da ieri sera con un piede in paradiso per aver espugnato l'Olimpico di Torino battendo per 3-1 la Juve di Del Neri, potrebbero già dal primo minuto schierare il jolly salentino Miccoli, quest'ultimo appena rientrato dall'infortunio al ginocchio. Lavoro di scarico per i calciatori impiegati contro i Ducati, più intenso invece per gli altri. Terapie per Cevanton a causa di un dolore al ginocchio destro, mentre lo scandinavo Reginius se ne si è allenato a parte. Per il match di Palermo il tecnico De Canio riavrà a disposizione Gianni Munari, che ha scontato una giornata di squalifica. Lecce News 24. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Sofia Marzano, Lecce News 24. Lecce News 24, politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Mozzarella Barone, più buona non ce n'è.